vai pure. Decimo. Ciao. Un atleta veramente promettente. Non è che le altre, per cortesia, come non sono di meno, comunque sulla riga, tutti quanti sappiamo i risultati della Sara Ferroia, la casellese Sara Ferroia. C'è ancora la riga per te, eh? Ci sarà veramente una grande battaglia quest'oggi. Neo eletto e riconfermato della FIDAL provinciale, che ha dato il via alle donne. Subito in testa. Ecco lo starter d'eccezione, Piero Proglio, presidente Leo Eletto e riconfermato della FIDAL provinciale, che ha dato il via alle donne. Subito in testa la Sara Ferroia che... Oh, la Daniela che le finiva, bravo! Bravo, Giglia! Dai Giglia, dai Giglia! Forza! Alla la musso! Dai Mirella, forza! Ale Mirella, ale Susanna! Brava Lucina, il quindicesimo saluta, brava! Dai Silvia! Dai Silvia! Forza! Sai con le gambe! Forza qua, forza! Dai Lorella! Dai Paola! Su, su, dai Martina, forza! Dai Teresa! Dai, forza! Dai Roberto, là, su, forza! Ecco qua,
popolo a Sara Ferroglia, la Casalese, l'ho già annunciato in partenza che deve essere una bellissima gara, una bellissima sfida. Come è andata intanto la tua prestazione? Al di là della posizione che è arrivata. Beh, è andata mediamente bene, ho visto l'influenza e quindi lo so che è riuscito a fare. Era cavallo. Sì, è vero. Come hai trovato il percorso? Io prometto che non sono una protagonista, quindi mi permette di grossi. Ti faccio la domanda proprio per te, perché è quello che tu prediligi la pista. Io ho la strada. Ho la strada, ancora meglio. Però è abbastanza buono, la partenza un po' scorretta a livello di terreno. Però è un po', quindi anche normale. Senti, non ho seguito però la gara, l'ho seguita solo alla fine, ho visto che è stata una volata finale. Studiata. Più o meno, insomma, ieri ho fatto allenamento, sono anche abbastanza carica di lavoro perché purtroppo gli appuntamenti sono imminenti, quelli importanti. Proprio per questo volevo chiederti per il futuro che programmi. Domenica sono gli italiani e è ancora in dubbio se andare o no, appunto perché... Hai qualche previsione per gli italiani? No, diciamo che eventualmente se riesco a recuperare la malattia andrò sicuramente alla cima, spero di fare una buona prestazione. Poi mi inizierò a legare su strada molto più lunga, no? So che il programma è così, un pallino spento o proprio si deve dedicare delle distanze lunghe. No, voglio dedicarmi alle distanze lunghe. È chiaro che prima c'è la gavetta sulle mezze maratone. Io dell'allenamento non mi preoccupo molto perché da un giorno all'altro. Poi i lavori più o meno sono sempre tutti uguali. Cioè si fanno i conti, si fanno i conti veloci come oggi, insomma un po' di lavoro vario. L'importante è farlo tutta la settimana. Sì, poi ogni tanto ci si diverte anche e si corre così per scorrere, per piacere, perché no, poi rischia di diventare troppo stressante. Ecco. Hai detto, stai dicendo delle parole veramente formidabili. La simpaticissima cavallo della Cerutti che è arrivata seconda. Cosa ti devo dire? Non c'era niente da fare. Tante parole, grazie signora e un augurio per...